Ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Cos'è quella roba là dietro? Ogni volta ci sono cose nuove in questo studio. C'è una pochette con le linee verdi. Nemmeno lui sapeva dell'esistenza di questa pochette. Siamo tornati oggi con la reazione agli studi degli youtuber italiani. Oggi andrò a vedere tre youtuber italiani, mio caro Murri. Appena abbiamo finito il video mi sto zitto tutto il tempo. Oh, dai! Dai, oggi andremo a vedere tre studi di youtuber italiani. Wow, che bello, via. Che bello, su via. Iniziamo dai Player Inside, che non so perché avevo skippato. Hanno fatto uno studio pazzesco, tu l'hai visto? Ma salvo Politino. Tuttavia sto studio non so perché non lo utilizzano più, quindi non so se ancora ad oggi ce l'hanno. L'hanno usato veramente per poco. Ma tu ora vedi che cazzo hanno fatto. Chi te l'ha detto che non lo usano più? Perché tutti i video che fanno li fanno sempre nella stessa postazione, tutti. E okay. Chiediamo ai Player Inside come mai. Player Inside, rispondeteci qua sotto, come mai? Cosa? Un recap, un pippone della loro carriera, sono giusto? Una critica ben assestata. Fatto la volta l'amore. Certo. E dunque cominciamo dallo studio principale. Guarda qui che studio pazzesco, questa è la prima stanza. No tu. No io, cacchi. Con una scenografia interamente custom progettata da Salvo Politino. Ah, ecco che è Salvo. Ah, il mitico Salvo. Ma scriviamo a Salvo Politino. Ma ancora dobbiamo fare le scenografie, quindi Salvo Politino siamo disponibili. Secondo i nostri criteri estetici e pratici. Cioè, guarda che figo. Con tre monitor che possono proiettare contemporaneamente anche immagini e video diversi, comandati da un quarto monitor posto sul tavolo centrale. Un telegiornale, cazzo. Ospiti per un talk show in uno stile squisitamente televisivo, ma con il nostro modo di fare che vi ha spinto. Quel monitor costa più di casa mia, probabilmente. Squisitamente televisivo. Squisitamente, perché lo assaggi e poi dici, è squisitamente televisivo. Piccola parentesi, per i monitor ringraziamo di cuore iTech che ce li ha forniti. Ah, esatto. iJumpyTech ha appena detto. Ringraziamo JumpyTech. Vabbè, comunque questa è la stanza dove fanno tipo il TG, no? Quella roba lì delle notizie. Cioè, c'è solo per questo metterei la firma col sangue. Ma scusami, non la fanno più il TG? No, guarda, allora vado sul canale Play Inside. Tutti i video li fanno sempre nella stessa postazione. Cioè? Che è tipo questa. I capelli sono sempre stati un problema. Lo sappiamo. Sono inside, tutti in green screen. È tipo sempre seduti al computer comunque. Così via. Questa è la prima stanza. Molto bella, molto figa. Andiamo nella seconda stanza. Questo dell'ambiente di lavoro. Abbiamo Office. Uno spazioso angolo ufficio allestito secondo il nostro stile e in linea con il resto della sala. E da qui è possibile gestire tutti gli ambienti attraverso il PC. Mica figo. Scusate per il cable management che per adesso è un po' improvvisato, ma rimedieremo prestissimo. Anch'io vorrei avere una scritta con scritta JumpyTech retroilluminata. Perché non abbia? C'ho questo così, retroilluminato. Avete visto lo studio principale, ma abbiamo approfittato non capivo della presenza di altri iniziale. Così, ci vuole conquistare Midna. Di questo studio per creare altri spot di ripresa. Ve li facciamo vedere. Mi piace tutto questo rosso, non lo so, mi intriga parecchio, posso dire. Unboxing room. Guarda qui con le targhette. Via quella tenda che usavamo prima come sfondo. Adesso gli ultimi acquisti. Cazzo, e tutti figo. Ma perché non ce l'hanno più? Ma sono curioso. Puoi chiamare adesso Ryder nel live. Questa è la stanza di unboxing. Fighissima, tutte queste mensoline. Dei rettangoli e dei cubi alle nostre spalle. Adesso chiaramente guarda qua la postazione deve... Cioè bellissimo, tutte le luci, strafica, bella pulita. Chissà perché senza troppi fronzoli anche... Ipotizza, ma credo che non ce l'abbiano più. O comunque che non lo utilizzino più di tanto. Arcade bar. Ah, questa di vedere, questa è pazzesca. Tu hai mai scritto un annuncio lollo? No. Anzi, in realtà sì, però. Arcade bar. Cioè questa è una stanza. Ma ora vedi, c'è un c***o di bar. Signori, questo per molti di voi secondo me sarà il fiore all'occhiello di questo studio. È una figata. Abbiamo ricreato una sorta di arcade bar, anzi lo abbiamo chiamato proprio arcade bar. Cioè guarda qui che figo pure tutta questa impostazione, cioè è pazzesco. Comunque qui ci devi dire fra. Cioè 6 studi su 5, pazzesco. Che esatto. Perché sai cos'è che rispetto agli altri studi degli altri youtuber che sono magari inutilmente enormi. Queste sono tipo 3-4 stanze. Questo sembra gli spazi normali però rifiniti nei minimi dettagli. Ma questo è lo studio di Raiden. Un attimo, ho ancora la 56k. Quindi in realtà puoi entrare chiunque, ma soprattutto spero che entriate voi a Raiden Studio i video sul canale di Raiden. Per chi non lo conoscesse, il mio canale per fare i video sul canale personale e tanti altri argomenti che non siano i videogiochi. Bello anche tutto il setup di luci. Questo Salvo Politino ha fatto un ottimo lavoro. Teniamoci in contatto, Salvo Politino. Cosa c'è che scende? C'è anche una chicca. Cosa scende? Scusate un attimo, ci mette un po'. Nel frattempo gustatevi questo momento d'attesa. Ho
offerta dal buon Raiden nazionale. Scende il proiettore. Qui dietro alle mie spalle vedete un telo di 3 metri per 3 metri bianco che serve a un proiettore che è messo da quell'altro lato, che può proiettare delle immagini, fermiamolo qui, che all'occorrenza possono servire per spiegare meglio certe situazioni e forse anche per aggirare il problema dei copyright quando voglio mostrare delle scene di film. Sono in ecstasy. Murri pure, mi è in ecstasy. Raga, come diceva Murri, 6 storie su 5. Non abbiamo mai dato il bonus, lo inseriamo in questo video. 6 storie su 5. No sense. Ragazzi, pazzesco. Complimenti per i soldi, che perché vedo che ne avete proprio tanti. Cioè, siete proprio pieni. Bravi tutti. Cioè, guarda che bello. Cioè, è pazzesco, è incredibile. Questo bar è senza senso. Molto più bello di quello di Jumpitech. Senza dubbio. Che fa tutto l'esperto, ma guardate. Ma sai perché, compa? Non perché sa impostare nemmeno le luci dietro perché non brucino. 6 studi su 5. Passiamo a un video di 5 anni fa. Ma sono video troppo vecchi. Sì, sono video vecchi, ma meritano di essere visti. Ma chissà che cazzo fanno ora queste persone. Spero ancora questo lavoro, poi non sì, lo so. Ok, ma chissà dove sono. Sicuramente con più soldi di noi. Quello sempre, senza dubbio. Finché tu continui a comprare Tesla. E tu cosa compri? Macchine, minchiate. Quindi, in questo senso, a questo punto, sei tu quello che ha più soldi. Io compro i fiori alla mia ragazza. I'm a simp. Sniper Monkey. Andiamo a vedere il setup da gaming di Sbreezer. Eccolo che qui. Io ho sempre invidiato. Sbreezer mi ricorda tipo Sbriciolona. Che fosse una toita. Sbrisolone. Video di 5 anni fa, che per essere stato fatto questo studio 5 anni fa è veramente ancora estremamente attuale e super all'avanguardia. Lei è un po' Tourette, posso dire. Finalmente. No, guarda qui. Come è? Benvenuti in questo ultimo video. Questo è palesemente Tourette, però e noi siamo mi sono costruito console. Allora, non me ne frega una sega di quello che non capito, chi l'ha fatto? Suo padre. Gran Cristiano. Fatto Cristiano. Ovvero la versione. Che suo padre ci vuole aiutare a fare il nostro studio. Prima della PS4 bianco concepito da non esserci nessuno. Voglio vedere cavo, la parte fondamentale. Bello il computer finito, tutto in vetro, fico. Passare un cavo HDMI dalla PlayStation 4 bianca. Ma questa posizione è fighissima. Vabbè, le scrivenie non so se ma non fa che vedere però. No, cioè la spiega, però guardala così. Ah, ok. Fermare subito. Aveva fatto un video, forse non mi ricordo se l'ho visto nelle stories. Comunque, dove spiegava tipo tutto il making of. Ok. Praticamente tipo hanno ristrutturato stanze, hanno lasciato i tubi grossi così nel muro. I cavi dal computer ai monitor direttamente da dentro al muro. Cioè, infatti non ci sono cavi, non c'è niente, ma sono tutti dentro i muri. Ma capito? Dice. Sì, sì, pure nelle PlayStation. C'era, se non sbaglio, un video dove faceva vedere ste robe. Perché non mi ricordo quale fosse. Cioè, però, guardandolo, Murri, con questa prospettiva. Ma è bello, sicuramente. È bello. Molto. Tutti i LED molto, molto ordinato. Quindi, un bel connubio tra tecnologia e nerding. Bello, sì. È però anche pulizia e ordine. Poi è tutto bianco. Le cose sì, della PlayStation bello, bianca. Bello. La tastiera, i controller bianchi. Bello. Cioè, un giorno, magari, riuscirò ad avere uno studio così ordinato. Un giorno. Non è difficile, mio caro Murri. Ogni volta. Ce la potrei fare, Jumpitech. Tu ce la devi fare. Quando devo ti fare, sei devo rifare qui tutto. Quando ti sei trasferito in questa casa, devo rifare qui tutto. Quando? Devo andare da Ikea. E poi appena faccio, metto tutto dentro. Quando, a posto. Posso dire una cosa? Quando ti sei trasferito in questa casa, vi hai detto sì, sarò, in prossima casa sarà tutto ordinato. Tutto ordinato. Ci proverò. Guarda lì, sacchetti del cane. Quando tu avrai andrai a convivere con una ragazza, capirai che cosa significa. E diventi grandi. Grande. Diventi Gandhi. Comunque, allora io ti do 4.5 su 5. Perché non voglio far passare in sordina gli esperti. È bello, però la perfezione ci voleva secondo me qualche cosa in più. No, secondo me ci però sta, figo, ci però sta, è figo, però è figo. E che minchia mi fai vedere ora quello di Fedez? Sì. Sono sulla strada giusta. E sei un buono che merda! Poi cosa sia. Allora, Fedez non ha proprio. Intanto quello è Luis che fa cose sul letto. È un video preso random che si vede bene di qualità, ecco. Non dobbiamo focalizzarci su quello che sta succedendo. No, raga, è tutto finto. No, 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 va tutto bene, finto. Va bene. Ok. Ma ormai non streama più. Vabbè, Fedez fa un po' quello che ora, diciamo sì, con che tutti i soldi che ha. Esatto. Allora, lo studio di per sé è questo. Non c'è un vero e proprio tour, però già da qui si vede tutto, no? Vabbè, è molto bello. È molto bello. Chiaramente molto figo. Dietro la scrivania non c'è un cazzo, c'è un muro. Quindi la scrivania nemmeno la stiamo qui a commentare. Si vede che c'è una scheda. Ma questa audio. Non è una stanza nello studio dove fanno anche Muschio Selvaggio. Bravissimo. Infatti, se si apre la porta, in teoria si vede il set di Muschio Selvaggio. Se non sbaglio, da queste parti. Ok. Comunque, la stanza è fighissima. È super nerd.
verde. No, cioè, la stanza è sicuramente bello il fatto che l'abbia fatta tutta di carta, con la carta da parati, quindi dà questo effetto scatola che è molto carino, molto film anni 90. Esatto, per sé sola sta carta da parati fa schifo, però con tutti sti colori, no, non è male. No, in realtà ci sta. È bella la carta da parati, poi ci sono tutte le action figure, palloni da basket. Il letto dietro, che ormai è superato, che ti ricordi che prima tutti avevano il letto dietro. Ma sai che ti dirò, è bello. Sto dicendo questo, ti dirò, ma sai che avere un letto dietro nella propria postazione, magari, non dico dove si fanno sti video così, no? Dove fai tipo trimming, sta molto più di casa, di casalingo, di accogliente. Ma infatti, secondo me potrebbe tornare in auge il letto dietro. Anche se non lo usa, cioè lui non lo usa, chiaramente, però ciumis, capito? Oppure tipo coso che c'ha la Mustang dietro. Ma avere dietro, cioè il dietro ormai super pulito, o comunque avere il dietro tipo liscio muro, okay. Esatto, secondo me è passato di moda. Infatti vedi Unbox Therapy che cazzo fatto. Vediamo. Non hai visto Unbox Therapy che si è fatto? Poi vi faccio vedere Unbox Therapy. Fatto sta, quadri tutti del basket, cioè, lo bellissimi. L'ho visto diverse volte nel streaming. A me piace un botto. Figo. Mi piace un botto. Forse gli do, sai, gli do 5 su 5. Io 5 su 5. Ti dà proprio un senso. Intanto Ave, tipo tutto il video mi sta raspando i pal. Come tutti i video, d'altro. Dai, che schifo. Non male, non male. Pino grigio. Pino grigio. Però bello, mi piace. Sta di casa. Sta di casa. Quindi anche per me 5 studi su 5. 5, vivo la fine. Vi faccio vedere lo studio di Unbox Therapy, che ormai non è più uno studio, ma è un hangar. Questo è lo studio di Unbox Therapy. Ogni volta qui cambia macchina. Ogni tanto c'è una Taycan, ogni tanto c'è una Tesla. Questa non so che cosa sia. Ma c'è sempre una macchina dietro. Quasi sempre. Guarda lì. Non so cosa sia, però è molto bella. Però guarda, tutti questi sono tutti pannelli LED che cambiano colore. Minchia. Cioè sono tutti LED. Cioè è pazzesco questo setup di Unbox Therapy. Molte volte dietro c'ha. Vediamo cosa c'ha dietro. Oh baby, today we are. Ah, c'è sempre quella però spostata, perché gli piace, lì c'è un'altra postazione in aggiunta. Diciamo che. Ma l'audio come cazzo lo gestisce? L'audio 4.8 GHz. 14 cores. Molto bene. In molto molto bene. Vediamo poi quello dove c'è la Taycan dietro, perché però la vedo sempre Mercedes. Eccola qui, guarda. La Taycan è la sua auto personale, I did it. I went out and did it. I bought. Ma dico, ma da dove c***o entra questa macchina poi? Vabbè, figa. Là dietro ci sarà un c***oso. Minchia, è bellissimo. Cioè, guarda quanto sarebbe figo fare i video con la macchina così da dietro. Puoi metterti nel garage. Ti fai la postazione nel garage. Devo tenere la cosa aperta e mettermi nella corsia. Lo studio grandangolare. Cioè, la camera grandangolare. Ragazzi, che bello, dire? Mi piace molto. 6 studi su 5. 6 studi anche lui, sì. 6 studi su 5. Signori, i vostri esperti di design studio sono sempre qui. A vostra disposizione. Pronti. Zio Pera. Perché dici sempre Zio Pera per ora? Zio Pera. Pronti sempre a commentare. Stupirvi. A stupirvi con dei commenti tecnici sulle vostre postazioni. Sì, sì. Grazie mille per aver visto questo video fino alla fine. Noi ci vediamo con una prossima puntata di design.